ha lasciato tutti sconcertati ed attoniti la notizia della morte di Renato Fattore, il famoso attore dell'Isola d'Ischia che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del nostro paese, recitando con i grandi del Novecento, come Pupella Maggio e Nino Taranto, tanto per citarne solo alcuni, tante le sue apparizioni anche sulle reti televisive nazionali, dove negli anni si è esibito soprattutto imitando alla perfezione Antonio De Curtis, in arte Totò. Come Renato, nessuno nel tempo è riuscito ad imitare il principe della risata. Gli stessi movimenti, lo stesso sguardo e persino il timbro di voce leggermente gracchiante era lo stesso del grande Totò. Buon Ferragosto, signori. Il funzionario civico municipale, dica civica municipale, è un aggettivo qualificativo di genere funzionatorio. Il funzionario, fisiologicamente, funziona con la metamorfosi estiva della pepsicosi. Animale da palcoscenico di straordinaria bravura, Renato Fattore spesso vestiva anche i panni della maschera di Pulcinella. Nenne Gustavo Chella, nenne Gustavo Chella, costruisce questi roccola, questi roccola, a questi roccola. Lo cuore come sproccola, ma stanno a strazia, ma stanno a strazia. Attore poliedrico, ricopriva con grande disinvoltura anche i panni del cattivo, mentre erano divertentissimi gli sketch tenuti con il comico Pietro De Vico. Il mio pazzino andava cercando, sì. Ti ricordi quando siamo andati a mangiare con quelle due ragazze? Bella, e una bruna, la bruna era tua, la bionda, ti ricordi? E ho pagato io al ristorante, sì, ti ricordi? E poi siamo andati a ballare, e ho pagato sempre io. Sì, ti ricordi, sono queste cose che si ricordano. La spesa complessiva era 20.000 lire. Sì, mi ricordo. Io le ho cacciate le lire, le tue non le ho ancora. Questo non me lo ricordo. Renato Fattore è stato impegnato nella registrazione delle scene di Ischia Forever, la fiction ideata e diretta dalla cabarettista napoletana Lucia Cassini, che ai nostri microfoni ha ricordato così l'amico Renato. No, ti dico che Renato mi ha imbrogliata. Questa è una cosa che so così male, perché lui è stato male 2 anni fa, ti ricordi? Io sono stato molto molto vicino. Era stato male, diciamo che a lui non andava tanto più vivere in quel periodo, perché ha avuto un sacco di negatività dalla vita, e quindi stava un po' male. E io gli sono stata vicino tutto il tempo. Lui quando stette male all'ospedale, io stavo tutti i giorni con lui, finché poi è andata meglio, si è sentita meglio, ce l'ha fatta. E ultimamente io lo sentivo sempre che stava, che era sereno, stava facendo con me questa fiction, Ischia Forever, che siamo quasi in chiusura. Infatti lui teneva 2 scene ancora da girare con me. Quando io ho avuto la notizia che un mese fa che era stato male, purtroppo ho capito subito che era una cosa molto grave e che non sapevo se ce la faceva o no. E mi ha uccisa questa cosa, perché io a Renato volevo un sacco bene, tanto bene, a parte che era un grandissimo attore, era bravissimo. Come faceva lui Totò non faceva nessuno, e quindi mi dispiace tanto tanto tanto. Però ti dico pure una cosa, che lui probabilmente stava vivendo male questi ultimi periodi, si era un pochino riappacificato con il mondo, però non ha avuto tutto quello che meritava, ha avuto pochissimo, e quindi si era un po' chiuso in se stesso, parlava poco con gli amici. Io sono stato uno di quei fortunati che ha avuto la sua amicizia, mi voleva assai bene, tanto bene, ci volevamo molto bene. Quindi domani sarò lì chiaramente per dargli questo saluto. Che ti devo dire? Ti dico anche le cose degli altri colleghi, perché lo sa un sacco di gente, lo sa Giacomo Rizzo, e
è rimasta malissimo, a Torello Como è rimasto tanto male, non so, Mario Maestro Messina, tutti amici che gli volevano veramente bene, che Renato o gli volevi bene oppure non potevi essergli vicino perché era un puro, era uno che diceva pane a pane, vino al vino, quindi praticamente gli dovevi soltanto voler bene per essere amico e io gli volevo tanto bene. Personalmente di Renato Fattore ricordo gli spettacoli che all'inizio degli anni 80 d'estate teneva all'interno dell'Arena Pineta, il cinema all'aperto che si trovava sul lungomare di Ischia, proprio nei pressi del bar La Dolce Sosta. Ero ragazzino, circa 10 anni, e mia madre ci portava di sera ad assistere a spettacoli che dopo oltre 34 anni mi sono rimasti impressi nella mente. A Renato Fattore, nell'augurargli che la terra possa essergli lieve, voglio ringraziarlo anche a nome di tutti i miei coetanei che grazie a lui hanno vissuto Totò, il principe della risata, quasi fosse stato vivo, tanto era bravo ad imitarlo.